Ciao a tutti, ben ritrovati. Faccio subito la mia amara confessione. Sì, ho tradito Lidl con Aldi. Vi avevo già accennato a questa cosa perché Lidl ultimamente era un po' carente e nella nostra zona Lidl e Aldi sono praticamente attaccati, quindi per me andare da una parte o dall'altra è praticamente uguale. Quindi ho detto, ma sì, proviamo ad andare da Aldi. Per quanto riguarda la spesa alimentare, ovviamente ero molto spaesata. Da Lidl non trovo tutto quello che voglio e soprattutto come lo voglio, soprattutto per quanto riguarda frutta e verdura, cerco di prendere tutto dal mio fruttivendolo, però bene o male ormai mi oriento, dove sono le cose, quali sono le marche, cosa mi piace, cosa no. Per quanto riguarda Aldi, quindi totalmente spaesata perché non trovavo niente, non sapevo se era il caso di provare delle marche sconosciute. E comunque niente, la spesa alimentare sapete che ve la salto un po' sempre, salvo cose da segnalare assolutamente. E a maggior ragione in questo caso l'abbiamo sicuramente già anche digerita perché questa spesa risale ormai a più di una settimana fa. Non ho avuto tempo di registrare il video prima. Mi fa piacere comunque farvi vedere qualche cosina extra spesa alimentare che ho trovato perché non si sente parlare tanto di Aldi, mentre tantissimo di Lidl, a volte di Eurospin, MD, insomma altre varianti anche INS. E invece devo dire che propone comunque delle cose assolutamente interessanti, sempre ad un piccolo prezzo, sempre di un discount si tratta, e quindi così per darvi una panoramica, un'infarinatura di Aldi, anche se effettivamente non so, non sono ancora così informata se e quando e per quanto tempo si trovino le cose che vedrete. Ho qui la borsina che è qui che aspetta di fare il video, qui pronta in prima linea da un sacco di tempo. L'ho presa in mano adesso. Praticamente ho delle cose per mia figlia che se non mi sbrigo a lavare e a farle mettere, passa la stagione e non le andranno neanche più. Siamo ormai a questi livelli di velocità. Ma soprattutto da questa borsina esce un profumo meraviglioso. Non so se esserne contenta o se esserne spaventata, perché non vorrei che qualcosa si fosse nel frattempo aperto e avesse preso vita a sé. Bene, iniziamo. Allora, le ho preso per quanto riguarda l'abbigliamento una felpina, eccola qui, di questo bel rosa freddo, direi. Con tutti i suoi disegnini, cuoricini, arcobalenini, eccetera. È piuttosto leggera, ma comunque felpata al suo interno. Credo che questo sia l'articolo più costoso di tutta la spesa ed era intorno ai 6 euro, quindi questa per questa stagione è ottima. Qui tra l'altro fa un freddo allucinante. Oggi è tornato l'inverno. Poi le ho preso questa coppia di, come li chiamate, lupetti Dolce Vita, insomma magliette, manica lunga, collo alto in cotone. Le vestiranno sicuramente grandi, però preferisco così e per me, per quanto riguarda i bambini, è l'accoppiata bambine più che altro, è l'accoppiata vincente. Scusatemi, ho ancora qui gli swatch perché poco fa, voi non lo sapete, ma abbiamo realizzato questo look insieme con il brand Frayara. Per me il modo più comodo di vestirla è appunto Dolce Vita o lupetto, insomma quello che ho anch'io addosso e poi beh, sotto sicuramente una canottiera, un body, qualcosa di intimo, più aderente ancora e poi il classico maglioncino, cardigan, vado ad arricchirlo in base al caldo o freddo della giornata, quindi questi per me sono indispensabili, lei con questi colori anche azzurrini sta molto bene e quindi laviamo il pacco e proviamo questo brand che è no. Sono diversi, uno è Impidimpi, perché sono stupida, e uno invece è Live, si chiama il brand, ma credo che comunque faccia parte del gruppo Lycra, si legge, comunque il brand, se vedete il logo lo riconoscete sicuramente. Poi abbiamo dei fazzoletti, perché qui la stagione dei raffreddori non è ancora finita, anzi ci sono cascata anch'io. Che siano queste che profumano? Ma forse sì. No, stavo per mangiare una, ma non è buona educazione masticarla insieme a voi. Comunque queste sono delle chicche chewing gum di gomma. Tutti i posti d'Italia hanno un modo proprio caratteristico di chiamare quelle che sono poi le chewing gum. E queste sono fragola e lime. Secondo
Sicuramente ho scelto io questa cosa, perché io cerco sempre le cicche belle succose, che poi dopo 2 secondi non sanno più di niente. Ma forse non si è rotto niente, forse sono queste che profumano così tanto. Wow! No, Michela, c'è la linguetta. Mi sa che sono loro, sì. Ok, proseguiamo. Mi ero anche dimenticata di averle prese. Sempre per la Princess, la pasta delle Princess. Quindi qui avete le varie formine tra carrozze, principesse, che più ne ha più ne metta, tricolore. Una barretta energetica 0 bar, questa contiene 20 grammi di proteine. Io di solito sì, le provo, ma non mi piacciono quasi mai questi prodotti. Però così, per uno snack veloce fuori casa o in casa quando non si ha tempo, tornano sempre comode. Poi ho trovato queste cannucce, anche qui non vedo l'ora di lavarle e iniziarle ad utilizzare, perché sono ovviamente lavabili, quindi non usa e getta. Noi non utilizziamo tante cannucce in plastica, purtroppo sul lavoro sì, perché se dovessimo acquistare queste praticamente tempo 2 giorni e ce le hanno portate via tutte. Purtroppo c'è da dire che anche il senso civico ha un suo prezzo. Dico questa cosa perché in realtà parlavamo proprio ieri io e Fabio del classico euro, 2 euro, 50 centesimi nel carrello. Non in tutti gli stati funziona così, in Italia sì, perché è il costo del nostro senso civico. E cioè, se tu hai 1 euro nel carrello, il carrello lo riponi al suo posto per prenderti l'euro. Se tu non hai dentro nessun tipo di moneta, direi che la maggior parte delle persone lo lascerebbero in giro. Ok, quindi queste sono cannucce riutilizzabili per drink e bibite, sostituiscono le cannucce in plastica monouso, 6 cannucce e 1 scovolino per la pulizia. Ok, poi abbiamo il classico profumatore da addizionare anche all'ammorbidente, il profumatore concentrato per bucato. Il brand per i prodotti casa di Aldi è questo, Tandil. Ovviamente io potevo prenderlo al muschio bianco sicuro, lo annusiamo subito insieme. Mi sembra parecchio intenso, vi farò sapere perché io sono super addicted di questi prodotti, vi ho fatto il video dei miei essenziali e definitivi casa e non può mancare uno di questi prodotti da aggiungere al mio ammorbidente già al muschio bianco, proprio per potenziarne la profumazione e per me soprattutto lenzuola, biancheria, asciugamani. Niente, io devo proprio sentire questa profumazione, quindi somiglia un po' a quelli che io già utilizzo. Sto guardando se trovo l'azienda produttrice. Prodotto per Aldi, da Eutalia, quindi conosciamo l'azienda produttrice. Per la cura della persona ho preso queste strisce depilatorie e avevo dimenticato di averle prese, perché le ho prese anche da MD, no, da DM, convinta che mi servissero. Ah, ce li avevo, ok. Ho preso queste strisce depilatorie di Ombia, che invece è il brand dei prodotti per la cura della persona, quindi queste sono per il viso, vedremo se ci piacciono. E collettivamente, no, come se io venissi a farvi la ceretta a voi. E poi abbiamo questa pietra pomice, che invece veramente non vedo l'ora di sistemarmi nella mia doccia, ha anche appunto il suo spago per essere appesa, e io la utilizzo appunto in doccia volante, però una passata sul callo del piede, sul tallone, così per scrabbare e ammorbidire lo do. La mia l'avevo buttata e quindi mi mancava proprio questa cosa in doccia. Tra l'altro così, in questa versione scura e fatta proprio a forma di sasso, non l'avevo mai vista, io ho sempre preso quelle rettangolari chiare. Poi abbiamo, ok, i nostri cotton fioc, stick di cotone per le orecchie. Abbiamo, molto interessante, questo prodottino che non so se avete visto da me o da Elisabetta, perché io l'avevo comprato, poi l'ho regalato a lei, lei adesso lo ha ricomprato al DM e io lo ho ricomprato invece sempre di questo brand Ombia da Aldi. È praticamente una saponetta che però da una parte ha, ma forse è questa che profumava, mamma mia,
Che buono! Da una parte ha questi dentoni che vanno a lavare, ma anche a massaggiare le nostre cosce, il nostro corpo. Mi sento molto Elisabetta R in questo momento di massaggio, da farvi leccare tutte, come dice lei. E invece nella parte posteriore hanno sì sempre una parte di sapone. Qui abbiamo un sapone massaggiante ai frutti rossi. Quindi qui con rilievi sferici e di qua avete, consumate un po' la prima parte, la spugna di luffa che va a farvi veramente un'esfoliazione, uno scrub profondo con olio di oliva e profumo appunto ai frutti di bosco. È meraviglioso, appunto anche il DM lo fa, si trova ancora, se vi piacciono queste cose profumate, massaggianti ed esfolianti, assolutamente da prendere. La spugna di luffa fa un massaggio bello intenso, quindi deve piacervi questa cosa abbastanza aggressiva, anche se io, se avete visto il video dello shopping a Torino, ho comprato proprio da Melissa Erboristeria di cose della natura la spugna di luffa però per il viso ed è molto più delicata di quella che trovate solitamente in questi saponi massaggianti rivolti al corpo. E io vi dico già che quella la amo, cioè si vede subito il viso veramente più luminoso e liscio. Poi abbiamo sempre di Ombia, quindi il sapone mani, questo è all'olio di oliva con pH neutro. Vediamo qui se conosciamo anche qui l'azienda produttrice che non trovo mai subito. No, non la conosco. Dall'Iverke, è tedesca, 500 ml. E mancano all'appello perché ormai sono giorni che Vittoria le sta usando. Le ho comprato anche, a parte anche del Pongo Glitter. Era in vena di comprare quel giorno Vittoria, ve lo dico, a volte sono un debito da portare in giro i bambini nei supermercati, Madonna, mettono robe nel carrello. Però le ho comprato anche delle bellissime ciabattine, 5 euro, molto molto carine, proprio le classiche babbuccine grigie e con questi dettagli rosa, non ricordo se un gattino o un topolino, e devo dire che le usa molto volentieri e trovare la ciabatta comoda che Vittoria non tolga ogni 5 minuti è un'impresa, quindi molto soddisfatta, tra l'altro esteticamente sono davvero deliziose. Questo era il mio extra spesa Aldi, così per darvi proprio una visione generale di quello che si può trovare, quindi anche Aldi propone tante cose fuori dalle classiche alimentari, ma anche proprio un po' sfiziose per la cura della persona, per abbigliamento, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere, anzitutto, se avete Aldi vicino, se è un supermercato che frequentate, che guardate con sospetto, se anche voi avete provato ad andare, magari non vi orientate più di tanto e vi piacerebbe vedere degli approfondimenti su Aldi, perché per me andare di qua o di là è più o meno la stessa cosa e quindi, insomma, se è un supermercato, un discount, in questo caso, che avete alla portata, possiamo approfondire il discorso. Non so se Aldi si trovi solo in Lombardia, se al sud ci sia, quindi aggiornatemi su questa cosa, co così capiamo se può essere, insomma, di vostro interesse questa tipologia di video. Comunque, qui abbiamo giusto guardato un po' insieme, ma dei prodotti ne parliamo man mano nel tempo, soprattutto quelli per la cura della persona. Vi mando un bacio grande, video più rapido del mio solito. E, ci vediamo al prossimo, se vi va, vi aspetto nei commenti. Grazie mille, un bacio.